Siamo arrivati anche alla pagina sportiva del TG Noi, in apertura la Lucchese che sta inanellando un'impressionante serie di risultati negativi. I rossoneri vogliono invertire la rotta già a partire da sabato nella gara interna contro il Pontedera. Sentiamo Guido Casotti. Preoccupante, drammatica, seria, ognuno la vede a modo suo, fate voi. Fatto sta che quella della Lucchese è una crisi profonda che affonda le proprie radici nell'estate, nella costruzione di una squadra, reduce da 6 sconfitte consecutive, ove si consideri anche quella di Coppa Italia e relativa eliminazione col tutto cuoio. Un'emorragia di risultati negativi e di prestazioni spesso sconcertanti? Insomma, dopo un avvio tutto sommato discreto e incoraggiante, Nola e compagni si sono perduti, smarriti, andando in difficoltà anche a livello psicologico e non solo. E neppure il cambio di allenatore da Baldini a Lopez ha prodotto gli effetti sperati. Il presidente Bacci è al limite della pazienza e ancora di più lo sono i tifosi. Ma non c'è tempo di piangersi addosso perché sabato, ore 17:30, al Porte Risa arriva il Pontedera degli ex Indiani e Giovannini, che invece sta facendo il suo più che onesto campionato. Brutta gatta da pelare e formazione rossonera solo ipotetica. Dopo la rifinitura a porte chiuse, Lucchese in campo con Di Masi in porta, Melli o Benvenga, che però è influenzato, e specie Moria Shong in difesa, cerniera mediana con Monacizio e Mingazzini, Sartore, Fanucchi e Nolè alle spalle e a sostegno della punta centrale, con Bianconi favorito su Pozzebon. Il pallone racconta che l'ultimo precedente al Porte Risa risale al 14 settembre dello scorso anno, finì 1-0 per la Lucchese, grazie a questo tiro cross di Calcagni, deviato dai difensori del Pontedera nel più classico degli autogol. Pisani rimasero anche in 10 per l'espulsione di Settembrini e la Lucchese controllò agevolmente il match, sfiorando più volte anche il raddoppio. Siamo alla Serie D, domenica Viareggio è impegnato allo Stadio dei Pini contro lo Scandicci, mentre il Ghiviborgo è di scena a Foligno. Il Viareggio domenica alle 14:30 ospita allo Stadio dei Pini lo Scandicci di mister Ciccio Baiano e dell'ex attaccante Marco De Angelis, nella giornata in cui presenta la nuova maglia sulla quale è stato collocato il logo dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che raggruppa i familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009. Un bel gesto da parte del sodalizio bianconero che in casa cerca un successo dopo lo 0-0 di Gualdo, che ha lasciato un po' di amaro in bocca per le occasioni sprecate da parte dei ragazzi di mister Pierini. Mancheranno per infortunio ancora Rosati e Rubino. Il Ghiviborgo è in trasferta invece a Foligno, che ha vinto sul campo del Sansepolcro, mentre i ragazzi di Fanali sono incappati nella sconfitta con il Poggi Bonzi nel posticipo del Porte Elisa, dopo essere passati addirittura in vantaggio con Taddeucci. Poi c'è stata anche l'espulsione di Pagano, fermato per 2 turni, un'assenza importante in quanto l'esperienza del giocatore fuori casa sarebbe stata importante. Obiettivo è riscattare questo passo falso casalingo con l'intento ovviamente di muovere la classifica. I motori a Piano di Coreglia, una giornata dedicata ai giovani motociclisti. Hobby Motor 2015 è il titolo dell'iniziativa nazionale voluta dalla Federazione Italiana Motociclismo in collaborazione con i motoclub sparsi sulla penisola. Tra questi lo storico motoclub Garfagnana, che per un giorno ha aperto le porte del crossodromo 360 Park della famiglia Turicchi a Piano di Coreglia. L'iniziativa era mirata alla promozione del motociclismo in ogni sua variante e sono stati una cinquantina e centauri di tutte le età e di tutti i livelli che hanno partecipato a questa bella giornata. La giornata Hobby Sport serve per avvicinare i ragazzi a questo sport del motocross e c'è un'opportunità data dalla Federazione Motociclistica Italiana di poter girare anche con una tessera che viene fatta nella giornata con un'assicurazione e che permette a questi ragazzi di poter girare in un campo dove normalmente ci vorrebbe un'autorizzazione, una tessera rilasciata più importante. Quindi è un'occasione, la giornata è bella, sono venuti molti ragazzi e vedrai poi i ragazzini che girano molto bravi e appassionati che speriamo diventino i prossimi campioni, i prossimi Cairoli del futuro. Senza dubbio i protagonisti sono stati giovanissimi che, seppur molto piccoli, già dimostrano doti e caratteristiche per proseguire l'attività agonistica in sella alle due ruote.
Chiudiamo con il basket e con i risultati del settore giovanile del centro mini basket. Per la verità è stata una settimana davvero avara di soddisfazioni. Si parte dall'Under 20 regionale che ha perso in trasferta in casa del CMC Carrara. Poi doppia sconfitta anche per l'Under 18 Eccellenza, sponsorizzata Lombardi, nei due scontri al vertice contro Don Bosco Livorno e contro la capolista Use Empoli. Sconfitta nel finale anche per l'Under 18 Elite che cede in casa la Libertas Montale. Sconfitte per l'Under 16 Eccellenza Cecina, per l'Under 15 Eccellenza che si è arresa di fronte al Pistoia Basket, per l'Under 15 regionale che ha ceduto a Calcinaia. L'unico successo è arrivato dai giovani dell'Under 14 regionale di coach Franchi, che hanno superato in casa la Pallacanestro San Miniato. È tutto anche per la pagina sportiva, adesso la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.